Finalmente oggi inauguriamo l'atelier creativo del Circolo Didattico Fano San Lazzaro, uno spazio innovativo e modulare dove gli alunni possono sviluppare ed esprimere la loro creatività attraverso attività ludiche, manipolative, musicali e multimediali. È uno spazio però aperto anche al territorio, un luogo dove la comunità scolastica, i genitori, gli enti locali e tutte le agenzie formative ed educative possono riunirsi e lavorare in simbiosi per creare delle iniziative di sicuro successo. E adesso in esclusiva solo per Fano TV vi faccio vedere il nostro atelier. Prego! Spazio dedicato all'interno del nostro atelier alla creatività, dove i bambini possono lavorare la gomma piuma, la cartapesta e anche la ceramica, in quanto abbiamo un bellissimo forno per cuocere la ceramica, quindi possono sbizzarrirsi in tutta la loro creatività. Allora, questa qui è la parte tecnologica, della tecnologia, dove abbiamo, che è attrezzato con delle cose belle per i bambini, che così possono fare il loro proprio telegiornalino. E poi nel telegiornalino viene documentato tutto ciò che succede qui nell'atelier, cose belle della scuola, cioè attrezzato con un grande touchscreen, no? Il periodo della lima è già passato, adesso abbiamo touchscreen, un grande schermo, poi ci sono i computer portatili e siamo, penso, la prima scuola a Fano che ha una stampante 3D con il quale possiamo stampare in tre dimensioni le cose che i bambini disegnano al computer. Guarda, questo qui è la prima cosa che i bambini hanno stampato con la stampante 3D.